Benvenuti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a fare le pagelle di Milan-Liverpool. Partiamo da Maignan 5 e mezzo, male più che altro perché anche le parate più semplici ha faticato, ha dovuto comunque pararle in due tempi molto spesso. Anche la respinta in entrambi i gol poteva certamente fare di più. Onestamente, con i piedi pure tanti errori, non mi è piaciuto oggi Maignan 5 e mezzo, Kalulu 6. Kalulu difende discretamente, poi attacca poco perché attacca poco così come tutto il Milan, però fa la sua prestazione discreta, regge anche discretamente l'urto soprattutto di Mané, ma alla fine comunque 6. 6 lo diamo anche a Tomori. Lo diamo anche a Tomori perché se noi non considerassimo l'errore clamoroso sul gol del Liverpool, ha fatto una prestazione anche importante, gli ha dato anche un voto certamente positivo. Ha fatto gol, diversi anticipi, colpi di testa. Difensivamente parlando, ha fatto bene. È vero poi che causa però il gol del 2-1, che è decisivo per la sconfitta della squadra, per cui non posso dargli un voto certamente positivo, però faccio una somma che diventa 6. Romagnoli migliore in campo, Romagnoli 6 più, sicuramente migliore in campo, qualche sbavatura l'ha fatta anche lui, però soprattutto i primi 20 minuti, altissimi livelli, 2-3 anticipi importanti, quasi all'altezza della metà campo, interventi difensivi precisi, attento, molto spesso sui calci piazzati la prende lui di testa per liberare l'area, e mi è piaciuto onestamente la prestazione di Romagnoli, 6 più, a parte qualche errorino in fase di smistamento palla. Teo 5 e mezzo, male Teo Hernandez, quest'oggi perde tanti palloni, soprattutto primo tempo deludente, poco e nulla, e da parte sua mi aspetto di più, ma si vedeva che non era neanche il Teo Hernandez che conosciamo, una corsa quasi rallentatore rispetto a quella che conosciamo, e comunque male Teo Hernandez oggi, che sì, peggiore in campo, mani bassissime, 5, oltre al gol mangiato all'ultimo, come vi dicevo anche in cronaca. Si vedeva che si è cagato addosso prima di tirare, dalla corsa si vedeva, però a parte questo, commette una quantità di errori veramente incredibile. Sicuramente colpevole anche lui sul gol dell'1-1, e soprattutto i primi 30 minuti sbaglia una quantità di passaggi veramente incredibile. 4-5 passaggi sbagliati, non dico elementari, ma quasi veramente, veramente male oggi. Che sì, che fa una prestazione inguardabile. Tonali 6 meno perché secondo tempo ha fatto tanti errori. Primo tempo era anche da 6, alti e bassi, qualche cosa buona, qualche altra meno buona, però alla fine da 6. Inizio secondo tempo ha perso tantissimi palloni, 2-3 passaggi di fila sbagliati, quella situazione lì del rigore anche perché ha perso palla in precedenza e tanti errori, quindi vi dico 6 meno. Krunic anche lui 6 meno, così come Tonali commette diversi errori. Diciamo che qualcosina di positivo gliel'ho visto fare a Krunic. Soprattutto quel tiro da fuori di uscito di poco, qualcosina ha fatto di positivo, però anche lui si vede che non è certamente adatto a questi livelli e commette tanti errori. Messias 6, onestamente non fa una prestazione brutta ma neanche bella, perché ha saltato praticamente mai l'uomo, anzi mai, non ho visto una volta saltare l'uomo, saltare il diretto avversario, anche se ovviamente non è semplice, però comunque non l'ha mai fatto. Diversi lanci anche imprecisi, diversi contrasti persi, quindi questi sono un po' i male, però qualcosa di buono l'ho visto fare, soprattutto nel secondo tempo, diversi appoggi importanti per i compagni, vedersi l'occasione di Kessié, un'occasione comunque capitata, una delle tante occasioni capitate a Kessié nel finale, per un suo passaggio comunque di prima, giocatore tatticamente e calcisticamente parlando intelligente, ma questo non lo scopro certamente io, però mi aspetto onestamente di più 6, ma non è che abbia fatto questa grande partita. Brahim Diaz 5 e mezzo, male Brahim Diaz, che onestamente non mi ricordo una cosa buona di Brahim Diaz quest'oggi. Perde tantissimi palloni, praticamente annullando i contropiedi possibili ed eventuali del Milan nel corso del primo tempo. E male, sì, male Diaz, ma così come Ibra anche lui 5 e mezzo, non si è visto per 85 minuti. Poi nel finale i calciatori del Milan hanno lanciato molto spesso palla verso lui, che l'ha protetta anche discretamente, però onestamente anche la punizione lì si poteva tranquillamente crossare, perché cioè ragazzi, ma chi credeva che chi credeva? Ditemi uno che pensava che Ibra segnasse da lì, nessuno, cioè penso che neanche lui credesse di poter segnare. E poi cioè, ci prova, per carità, anche il tentativo di rovesciata anche nel finale, ma male comunque anche Ibra, male, non si è visto per 85 minuti sostanzialmente.
Subentrati Bennacer 6, devo dire che non è andato neanche malissimo perché qualche pallone ha recuperato, però alla fine diciamo 6. Saelemaekers 6 meno perché mi aspettavo di più. Da parte sua mi aspettavo un'entrata in campo migliore, non dico che la potesse cambiare la partita, che la potesse svoltare, però qualcosina in più. Florenzi 6, entra discretamente anche lui in partita, prova a fare qualche cross, qualcuno un po' impreciso, però comunque 6. E Bakayoko 6, subito ha perso una palla, appena entrato perde subito palla, però dopo la recupera e diciamo che tra alti e bassi comunque nel corso del finale primo, del secondo tempo, diciamo 6, così come Pioli che comunque Milan questo oggi ha provato a fare qualcosa. Voglio essere buono perché avrei potuto e dovuto anche dare 6 meno, visto che la prestazione è deludente. Una squadra che deve vincere una partita non può giocare così, non può perdere così tanti palloni. È vero che c'erano tante pressioni, però Milan se vuole vincere, ragazzi, non può stare dietro alle pressioni, al timore, deve vincere, punto e stop. E comunque do 6 per bontà, diciamo così. Migliore in campo comunque Romagnoli, peggiore che sia, a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao raga.